L'UDU, l'Unione degli Universitari, porta alla ribalta ancora una volta la questione della residenza universitaria nell'ex caserma Campomizzi, che potrebbe chiudere il prossimo 31 luglio. Il rischio è legato alla proprietà della struttura, che secondo il protocollo d'intesa dovrà essere restituita al Ministero della Difesa il 5 febbraio del 2023, data che, cadendo a metà dell'anno accademico, verrebbe anticipata al 31 luglio 2022. L'ex caserma è l'unica residenza universitaria pubblica al momento in città. Inutile dire che la chiusura porterebbe disagi e penalizzerebbe oltremodo gli studenti fuori sede. Attualmente la residenza ospita 160 studenti a causa delle restrizioni legate al Covid. Ad oggi sul futuro dell'ex caserma non c'è nulla di scritto. Gli studenti universitari hanno come unica residenza quella della Campomizzi. C'è un problema che riguarda l'accordo tra Regione, Comune dell'Aquila e Ministero della Difesa per l'utilizzo della caserma Campomizzi. L'accordo dovrebbe scadere intorno a febbraio dell'anno prossimo. Il problema è che per non interrompere a metà anno accademico l'utilizzo della residenza, c'è il rischio che la residenza possa chiudere già da fine luglio. Voi avete avuto qualche altra interlocuzione oppure state provando, insomma, a rismuovere le acque affinché chi debba occuparsene se ne occupi al più presto? Sì, noi cerchiamo comunque di parlare sia con la Regione ma anche con l'ASU. Infatti entrambi gli enti si sono presi il compito di provare in ogni modo a rimanere a Campomizzi, quindi cerchiamo sempre un dialogo per far sì che la residenza possa rimanere aperta. Quello che vi preoccupa è che ad oggi, al di là, diciamo, della presa d'impegno, non c'è nulla di scritto e di formale. Esatto, sì, infatti noi premiamo proprio affinché questo protocollo d'intesa venga rinnovato per permettere agli studenti di rimanere all'interno della residenza e per far sì che all'Aquila ci sia una residenza pubblica accessibile tramite criteri di merito e di reddito. Per quanto riguarda invece le mense universitarie, è prossima l'apertura nel Polo di Roio a metà febbraio, ritardata a causa del Covid. Per quanto riguarda la mensa di economia a Colle Sapone, saranno necessari invece dei lavori in copertura, che però non sarà possibile iniziare prima della primavera, visto che i materiali da utilizzare hanno bisogno di temperature più alte delle attuali. Non ci sono al momento date certe, però ci sono buone probabilità che per l'inizio del prossimo anno accademico la mensa sarà nuovamente fruibile, ha spiegato l'UDU.